Non parliamo di calcio, ma quando il Todi incontra il Marsciano è pur sempre un derby. Questa volta la rete è a forma di canestro. Il primo derby della stagione fra Marsciano e Todi sulla Giulia e gli ospiti Duderti per 68 a 55. Ma che derby! Tantissimo pubblico, caldo, tifo alle stelle per tutte e due le squadre e alla fine appunto la spuntano i ragazzi di Maglione, Luca Maglione, giocatore allenatore della squadra ospite. Una partita a due volti, una partenza abbastanza equilibrata, però almeno 6 o 7 minuti del primo quarto, poi esplodono i Tudertti con un pressing a tutto campo, chiudono il primo quarto avanti di 8, 24-16, nel secondo c'è solo Todi in campo, 17-2 per un parziale a metà partita di 41-18. Nella seconda metà della gara si sveglia Marsciano e Sondolori per i Tudertti che addirittura si vedono rimontare fino al meno 6, ad un 3 minuti scarsi dalla fine. Pubblico entusiasta quello di casa, squadra Tudertti nel pallone, però poi alla fine si riprende, a qualche errore della squadra di Mancini fa il resto e alla fine si aggiudica il match per 68 a 55. Un bel derby, dicevamo, e alla prossima sarà ancora meglio. Coach giocatore del Todi, Maglione, un giocatore che gioca da tanto, anche se ancora è giovane. Una vittoria alla fine meritata, però a un certo punto era quasi compromessa. È vero, è stata una partita a due volti. All'inizio noi siamo entrati benissimo, concentrati, abbiamo pressato benissimo e sembrava tutto facile. Marciano sono stati bravissimi ragazzi a non mollare, si sono ricompattati nell'intervallo e ci hanno messo in difficoltà. Sinceramente, anche a 7-8 minuti alla fine, vedo 20 punti avanti, stavo tranquillo. Invece siamo arrivati a un certo punto, 9 punti con palla a mano e lì è stata dura, insomma. Dopo sono stati bravissimi ragazzi a trovare due situazioni con Alessandro Simoni che ci ha dato due canestri importantissimi per noi. Un giudizio su Marsciano e su Todi per questo campionato che già è avviato abbastanza bene per voi e anche per Marsciano sostanzialmente. No, sono due squadre che sicuramente si rincontreranno ai playoff, che avranno da dire la loro fino alla fine. Marciano è una squadra che forse tecnicamente e per giocatori ci sta un pelo sopra. Noi abbiamo la voglia dei ragazzi di 17, 18, 19 anni di entrare in campo e giocarsela fino alla fine tutte le volte. Però ecco, andiamo adondati con l'entusiasmo dei ragazzi, all'inizio si va sopra di 30, poi si va nel panico, ma è più di una partita che facciamo così fondamentalmente. Il derby Marsciano-Todi è sempre un derby emozionante, anche questa volta sembrava finito dopo i primi 20 minuti, poi grande resurrezione con un finale amaro per Marsciano. Sì, abbiamo pagato un inizio un po' disgraziato, evidentemente qualcuno sentiva un po' troppo la partita, compreso me, e purtroppo l'approccio è stato sbagliato. I secondi 20 minuti abbiamo messo un po' le cose a posto, forse ci siamo liberati un po' di quella tensione perché quando poi uno sta, diciamo, sotto dei 20 punti si libera un po' la testa e dopo abbiamo cominciato a giocare. È andata così, ma purtroppo ci rifaremo alla prossima. Il derby è sempre emozionante, è stato peggio per voi, diciamo, l'emozione che non per gli ospiti. Sì, forse è stato così. Alcuni forse dalla parte nostra pensavo di essere un pochino più maturi, ma in realtà ancora paghiamo forse qualcosa di carattere. Ci ha detto bene a livello caratteriale la scorsa partita a Cannara, oggi è andata male. Un'ultima battuta sul pubblico, un grandissimo pubblico che forse non si vedeva dai tempi della C nazionale quando c'erano i derby col Todi, insomma, è un bel segnale per il basket marcianese. Sì, penso che questo sia un po' dovuto dal fatto che poi è un derby contro Todi, quindi sia a livello di pallone o anche di bocce, penso che tutti, compresi sia i cittadini di Marsciano che Todi, partecipano. D'auspicio, spero che questo pubblico ci possa continuare a sostenere anche nelle prossime partite, non solo per queste, diciamo, di cartello. Ecco.